tutti e ben ritrovati in questo nuovo video. Come avrete letto dal titolo, siamo qua oggi per raccontarvi e fare un attimo il punto della situazione sulla nostra esperienza, sui nostri ormai passati 4 anni di esperienza di vendita sulla piattaforma di Amazon. Inizialmente nel 2017 avevo ancora il negozio e decisi di partire e di buttarmi in questo business, che è il business della vendita online, in un modo abbastanza soft. E ho trovato in Amazon il modo più soft possibile per iniziare questo tipo di percorso. Per due semplici ragioni. La prima ragione è che il costo d'ingresso per questo business era abbastanza basso, perché con 35-36 euro mensili, feci subito l'abbonamento Pro, me l'ero praticamente già cavata. Seconda cosa molto importante, avendo un negozio alle spalle, avevo già la merce disponibile da caricare all'interno dell'inventario di Amazon. Queste sono state, tra virgolette, le due ragioni principali per cui ho iniziato a lavorare in questo tipo di business. Premetto che sapevo molto poco della vendita online, quasi zero. Compravo ogni tanto, ma essendo negoziante ero cocciuto e convinto e sostenevo al 100% il fatto di andare a comprare il negozio, provarsi un qualcosa e poi portarselo a casa. Perché, direte, sono entrato in questo tipo di piattaforma e in questo tipo di business? Semplicemente per curiosità. Inizialmente ero abbastanza curioso di capire quali potessero essere i volumi di vendita o comunque affacciarmi, essendo giovane, in un nuovo modello di attività. Seconda cosa per cui ho iniziato questo business è perché sinceramente del negozio iniziavo ad essere abbastanza stufo. Premetto che ci lavoravo solamente io, il negozio era il mio, avevo qualche collaboratore, qualche dipendente a chiamata, ma le ore che passavo all'interno di quel negozio erano veramente tante. Una volta iscritto sulla piattaforma di Amazon, l'Amazon Seller Central, grazie alle istruzioni fornite da Amazon, ho capito bene o male il 50-60% delle funzionalità che la piattaforma offriva. Logicamente ci ho dovuto passare su molto tempo per capire come funzionasse il sistema, perché il difficile per me inizialmente è stato entrare nella concezione di sistema Amazon. Una volta entrato in quel tipo di ottica, vi dirò la verità, è stato abbastanza semplice. Sono qui oggi per tirare un attimo le somme su quelli che sono stati questi 4 anni di vendita, su raccontarvi la mia esperienza partendo dall'inizio, per farvi rendere conto che tutti, se vogliamo e se abbiamo un'attività, possiamo trasformare la nostra attività da offline a online. E Amazon, tra tutto quello che offre l'online, è stata la soluzione forse più immediata. E soprattutto spendendo poco e facendo direttamente io le cose, imparando man mano che facevo. Questa è stata un po' la mia filosofia. In quel periodo Amazon era già abbastanza conosciuto tra tutti i commercianti, però nel mio settore, ovvero quello dell'abbigliamento, non è che vi fosse un gran numero di vendor, perché l'abbigliamento, se vogliamo, è una delle categorie un attimo più complicate da gestire e da vendere su Amazon. Quindi il momento era molto diverso da quello che è adesso. Aprì l'account circa novembre. Novembre perché? Come tutti i commercianti ben sanno, se non lo sapete ve lo spiego subito, ma la questione è molto semplice, da novembre fino a febbraio un negozio, un'attività fa il 70-80% del suo fatturato e, pensando un secondo, il periodo migliore per iniziare un nuovo business di vendita è questo qui. E quindi ho detto, ci siamo, io ho iniziato a pensare a questa cosa verso settembre-ottobre, ho detto me la studio un attimo, capisco un attimo come funziona e poi da novembre, da metà novembre, inizio con questo percorso. E quindi il momento dell'apertura, così possiamo dire, della mia iscrizione ad Amazon è stato abbastanza calcolato. Ho venduto da subito, prima domanda che una persona si fa quando si iscrive ad una piattaforma di vendita: quando effettuerò la mia prima vendita? Quando inizierò a vendere? Bene o male, vi devo dire che i primi 10 giorni non ho venduto niente.
dal 15°-16° giorno in poi qualcosa è iniziato a muoversi e ho concretizzato circa 3-4 vendite nell'arco di una settimana, cosa che con la mentalità che avevo all'epoca, non conoscendo niente di online, consideravo già un buonissimo risultato, senza neanche immaginare quello che potessero essere i volumi di vendita che l'online può offrire. Però, essendo abituato a una piccola realtà di un negozio di paese come era il mio, per me era già un buon quantitativo di ordini. Cosa vendevo maggiormente? Possiamo dire che maggiormente e unicamente per i primi 4 mesi ho venduto sempre bene o male due modelli di scarpe. L'abbigliamento, inteso come felpe, giacche, pantaloni, questo tipo di categorie qua, ho iniziato a venderlo, ma in un secondo momento, ed era, possiamo dire, il 5% delle vendite di quello che facevo. Il 95% erano principalmente scarpe. Nella fattispecie, due modelli di scarpe. Pensandoci dopo, perché vendevo questi modelli di scarpe? Prima di tutto, non vi erano così tanti vendor che vendevano quel modello di scarpe su Amazon. Perché? Perché era un modello che in negozio vendevano tutti benissimo, senza difficoltà, ad un prezzo bene o male imposto, la gente conosceva il modello ormai da una vita, venivano in negozio e ti dicevano voglio il 39,5, glielo davi, non lo provavano neanche e andavano via. Questa è stata la prima ragione, quindi possiamo dire poca competitività online. Seconda ragione è stata appunto perché questo modello, essendo un modello che si vendeva da solo, poteva far risparmiare alla gente il tempo di andare a comprarlo in negozio. Quindi era un fattore, possiamo dire, di comodità. Era un fattore prettamente di comodità. Lo ordinavano con due click quando erano al lavoro, durante la pausa lavoro, durante la pausa tra un lavoro e l'altro, e il prodotto dopo 4 giorni, 5 giorni arrivava a casa, e questo risolveva un gran numero di problemi alle persone che andavano ad acquistare questo tipo di prodotto. Di questo prodotto ne ho venduto abbastanza, circa 400-500 pezzi in 3,5 mesi, quindi ero contentissimo, è il settimo cielo. Poi ovviamente sono iniziati un attimino i problemi perché iniziava ad arrivare sempre più gente che vendeva quel prodotto e quindi il prezzo del prodotto scendeva perché vi erano sempre più venditori, vi è iniziata un po' di guerra, possiamo dire in senso buono, sul prezzo ed è cambiato un po' tutto. Però inconsciamente posso dire che avevo trovato il prodotto ideale da vendere online. Possiamo riassumerla in questa maniera qua. Parliamo di resi. I resi, per quando si inizia un'attività online, sono difficili da comprendere per un commerciante, possiamo dire così. Un commerciante conosce il reso, sa che cos'è il reso ovviamente, però considero il reso la parte più complicata e più, tra virgolette, fastidiosa del mondo online. Ovviamente il diritto di recesso è una legge, quindi bisogna ovviamente rispettare tutte le regole che ci vengono imposte. Il reso, secondo la piattaforma d'Amazon, è un diritto e quindi va rispettata anche questa regola. Perché ho sempre considerato il reso in questo modo e comunque tutti lo considerano così? Perché essenzialmente è una grande perdita di tempo. Devi parlare col cliente tramite mail e tramite messaggi sulla piattaforma, non puoi parlarci a voce, diventa tutto un po' più complicato. Vi si perde tanto tempo, devi aspettare che ritorni il pacco per poi emanare il rimborso, quindi, e a volte le persone non capiscono, a volte le persone dicono vogliono fare il reso, sì, dammi i soldi indietro subito. Cioè, questo è il ragionamento, no? Io te lo do, tu mi dai subito i soldi. In realtà non funziona propriamente così e quindi è la situazione più scomoda da gestire per un venditore, secondo me. Parliamo un secondo dell'annullamento dell'ordine. Gli annullamenti dell'ordine sono la prima cosa per iniziare a smettere praticamente, per cessare le vendite online e su Amazon. Perché se io inizio a annullare degli ordini, perdo, tra virgolette, di credibilità, ricevo anche dei feedback magari negativi e il mio canale di vendita, possiamo dire la mia pagina utente di Amazon, il mio profilo Amazon, scende. Perché se io ho delle recensioni negative su Amazon e le recensioni su Amazon sono veramente tutto,
e dico tutto perché quando vi arriva una recensione negativa su Amazon è un problema, c'è da stare attenti a non annullare ordini. Prima cosa che un commerciante sbaglia, secondo me, che ho fatto anch'io, se un commerciante condivide sia il magazzino del proprio negozio che quello online, è di non inventariare mai la merce. Ovvero, in Amazon noi abbiamo il nostro inventario di prodotti caricati, offline magari ce l'abbiamo tramite un gestionale, però capite bene che se arriva l'ordine di una persona su Amazon e io mi sono già venduto il pezzo in negozio e i due inventari non sono o interfacciati o io non ho tolto il pezzo che ho venduto in negozio sull'inventario di Amazon, è un problema per cui io non ho la merce da vendere, sono costretto ad annullare l'ordine e Amazon per questo ti punisce, perché su Amazon non si può superare un certo target espresso in percentuali di annullamento d'ordine. E ti punisce come? Quando superi questo target e diciamo tiri troppo la corda, Amazon ti cancella l'account. Quindi tu hai già finito, possiamo dire così. Può capitare, c'è da stare molto attenti, però essere sempre molto precisi con metodo a inventariare tutti i prodotti. I pagamenti. I pagamenti, apro e chiudo la parentesi, vi dirò solo che arrivano, e questa è già una grande cosa, arrivano un po' tardi, ci mette un po' di tempo ad Amazon a processarli, più che altro per il diritto di recesso. Quindi non aspettatevi il vostro pagamento subito, aspettatevelo dopo 20-25 giorni. Le commissioni, parliamo un attimo delle commissioni. Cosa sono le commissioni? Le commissioni è quella percentuale che Amazon si tiene sulla vendita del nostro prodotto. Noi con Amazon cosa facciamo? Paghiamo un abbonamento mensile più una percentuale in commissione su ogni prodotto venduto. Quindi, per iniziare ovviamente il proprio business bisogna fare due conti. Bisogna sapere che il prodotto lo pago questa cifra, che vi è l'IVA, che vi sono le tasse e che vi è la commissione di Amazon che viene scalata. Quindi sta a voi decidere il tipo di prodotto che volete caricare. Ovviamente non siete stupidi, dovete però considerare che vi è circa il 15% di commissione. Quindi il vostro margine di acquisto deve essere buono rispetto alla concorrenza e dovete vendere il prodotto un po' più ricaricato, possiamo dire così. Altra cosa che vi dico riguardo alle commissioni: fate prima un'indagine di mercato prima di pubblicare un prodotto. Vi faccio un piccolo esempio: se voi trovate una scarpa che è in vendita 30 euro in meno del prezzo, possiamo dire, che voi avete in negozio, come farete voi a guadagnare su quella scarpa? Quindi capiamoci, calcolate prima bene tutto, guardate prima cosa fanno i vostri competitors. Se vedete che in una situazione non vi è un potenziale guadagno e siete sopra di 20 euro rispetto al prezzo standard, non mettete il prodotto nell'inventario di Amazon, molto semplicemente. Vendere in Europa o vendere in Italia? Allora, questo è un bel argomento che vorrei approfondire magari facendoci proprio un video. Vi dico solo una cosa: inizialmente vendete in Italia, fate 6-8 mesi secondo me per vendere in Italia e iniziare a capire come gira il sistema, iniziare a capire tutte le funzionalità del mondo Amazon e iniziare a capire come funziona Amazon. Dopodiché potete iniziare a vendere in qualche stato, ad esempio uno stato dove vendo molto bene con l'abbigliamento e dove sono molto contento e dove ho una bassa percentuale di resi è la Spagna. Sia la Spagna che la Germania sono i due stati dove lavoro meglio con l'abbigliamento. Non chiedetemi perché, però vi devo dire che sono molto contento di lavorare in quei due stati. Ho provato a lavorare anche in Inghilterra al tempo, prima della Brexit, tutto insomma, prima di questa situazione. Non mi ero trovato benissimo, tornava indietro molta merce, era sempre un po' complicato. Quindi ho deciso di chiudere la mia vendita sul mercato inglese per continuare la vendita in Italia, in Spagna e in Germania. Comunque dovete fare le prove, se non fate prove ragazzi non avanzerete mai e questo è un concetto che vale per tutta la vita. Quindi inizialmente provate con l'Italia, vedete come funziona e poi vedete di ampliarvi su qualche altro mercato. FBA o no? Questa è un'altra domandona, possiamo dire, per cui ci vorrebbe un video da un'ora per spiegare tutto quello che è la vendita su FBA e quello che è la vendita normale.
Il mio consiglio, quello che vi posso dire io, è provate tutto. Io ho provato Amazon FBA, ho provato a vedere come funzionava, ho scoperto una cosa nuova, ho scoperto come fare la procedura e ho scoperto soprattutto come funziona quel lato a livello di business, come funziona la logistica di Amazon. Ho imparato tante cose che mi sono servite per farne altre, molto semplicemente. Io vendo qualcosina in FBA, il mio core business rimane comunque l'Amazon normale, gestito direttamente da me, possiamo dire così, però vi dico provatelo. Queste competenze che ho acquisito grazie a FBA mi sono servite perché? Perché ho imparato ad usare Amazon, ho imparato a configurare le spedizioni per mandarle poi ai centri di logistica Amazon. E adesso cosa faccio? Svolgo dei lavori per altre aziende dove faccio questo tipo di servizio. Quindi da una mia competenza, da una mia capacità, ho generato del guadagno senza fare questa cosa direttamente, solo perché io ho questo tipo di competenza. Quindi provate e vedete come va. Poi sarete voi a dire va bene, non va bene per il vostro tipo di attività. Arriviamo dunque alle conclusioni. Per vendere su Amazon bisogna calcolare tutto e farlo nel modo corretto. Bisogna imparare a programmarsi le cose e a saper gestire un attimo il sistema. Penso che Amazon, per il costo a cui uno si affiglia sulla piattaforma e comunque gestisce il tutto, offra un'opportunità incredibile per chi la sa sfruttare, ovviamente, per fare dei grandi volumi di vendita. Quindi quello che dico io, dopo questi 4 anni, esperienza assolutamente positiva. È logico, le commissioni se le fanno pagare e non se le fanno pagare poco, però ci stanno dando in mano uno strumento per vendere veramente tanto. Personalmente sono dell'idea che Amazon abbia cambiato il modo di fare business e lo ha fatto nella maniera più bella secondo me che vi è stata, cioè farlo in un modo semplice. Amazon in questi 10 anni ha introdotto una cosa abbastanza semplice, che è schiacciare 2 bottoni e comprare un qualcosa. Però se ci fermiamo un attimo a pensare, è stata un'idea semplice ma rivoluzionaria, che ha cambiato completamente il mondo del business. E l'ha cambiato anche per noi venditori, perché io grazie ad Amazon adesso posso immaginare volumi di vendita molto più grossi rispetto a quelli del negozio, investendo meno rispetto che un'attività offline. Poi ovviamente vi sono sempre quelle persone che dicono no, è uno schifo e lo combattono e lo disprezzano e disprezzano la vendita online in generale. Però si sa, chi non accetta il cambiamento rimane indietro e purtroppo se non accetti il cambiamento e se non sai mutare, così possiamo dire, la tua attività, verrai schiacciato da quello che è il cambiamento. Io ragazzi vi ringrazio per aver visto il video. Sono passati 4 anni da quando ho iniziato questo percorso e vi devo dire che il percorso è in crescita, è in continuo mutamento perché Amazon aggiorna sempre la propria piattaforma con tantissime novità. Infatti in questi 4 anni mi sono visto veramente una crescita enorme di questa piattaforma. Ringrazio tutti, se avete domande scrivetemelo nei commenti, farò sicuramente altri video per spiegarvi magari nel dettaglio certi altri tipi di funzionalità. Volevo solo dirvi che queste sono, tra virgolette, le mie nota bene su dove bisogna stare magari un po' più attenti e su cosa succede con certi tipi di operazioni con Amazon. Grazie ragazzi, non dimenticatevi, iscrivetevi al canale e ci vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti!